Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video della Cucina Chimica. Oggi andiamo a fare una crema base acqua in silicone molto semplice. Questa è una crema base estremamente semplice che può essere completata, migliorata, andando ad aggiungere delle altre sostanze, come per esempio possono essere delle tinture madre, per creare poi un prodotto completo, una crema più completa. La ricetta la trovate al lato. Iniziamo subito pesando nel beaker che conterrà tutta la preparazione finale, la bile più l'SF. Andiamo all'agitatore meccanico e agitiamo a bile d'SF a circa 250-300 giri al minuto. Teniamo in agitazione per circa 2 minuti. Mentre teniamo in agitazione la fase siliconica, noi pesiamo in un altro beaker l'acqua, il cloruro di sodio e la glicerina. Pronta la fase acquosa e adesso che sono passati circa 2 minuti, andiamo a versare la fase acquosa a filo sulla fase siliconica, lentamente. Aumentiamo anche un pochino i giri. E continuiamo a versare la fase acquosa. Teniamo in agitazione ora per un altro paio di minuti. Perfetto, possiamo abbassare i giri e fermare il nostro agitatore meccanico. Ci spostiamo adesso al turbo emulsore, inseriamo l'asta, teniamo l'asta vicino al bordo del beaker, questo serve per non far inglobare troppa aria. Turberemo per un totale di 6-7 minuti, di cui il primo minuto ha circa 12.000 giri. Mentre invece i successivi 5-6 minuti lo faremo a 18.000 giri al minuto. Ok, siamo a 12.000 giri al minuto. Possiamo anche muovere il beaker in questa maniera. Adesso aumentiamo i giri a 18.000 per 3 minuti. Ok, abbassiamo i giri e speriamo. Possiamo togliere il nostro turbo. Come vedete la crema è diventata molto più viscosa rispetto a prima. Questa è la consistenza. Proviamola subito. Come potete vedere si stende molto bene e poi si asciuga anche velocemente senza dare l'effetto unto. Per curiosità, se andiamo a misurare il pH con una semplice cartina al tornasole, quindi una misura totalmente indicativa, per avere una misura più precisa potremmo utilizzare il piaccametro, però vedete, già qui ci dà un'idea di massima del pH che sta tra 5 e 6. Come dicevamo, questa è una crema base semplice alla quale poi può essere aggiunto tutto ciò che vogliamo per creare un prodotto più completo. Vi ringrazio per aver visto questo video, come sempre vi ricordo che se avete piacere di iscrivervi al canale e supportarmi è molto molto semplice, basta cliccare su iscriviti e il gioco è fatto. Inoltre potete attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su nuove esperienze, è tutto sempre gratuito. Per qualsiasi informazione, curiosità o preparazione scrivetemi alla cucinachimica@gmail.com e noi ci vediamo al prossimo video.